Good morning a tutti voi. Siamo al capitolo 10, versetto 17-24 di Luca. Eccoci qui. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi, però, perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Fermiamoci qua. Abbiamo interrotto un po' una lettura più o meno consecutiva del Vangelo di Luca, nella quale però, ricordiamo, erano partiti i 72 a due, entrando in ogni casa dice: dite pace a voi, eccetera. Tornano e questo Vangelo è un tripudio di gioia. Tornano perché quando si va, come dire, senza niente, ma con il Vangelo in cuore, con l'esperienza di Cristo nelle vene, nel cuore, nel corpo, accadono miracoli e loro se ne accorgono. Accade che il bene, il buono del Vangelo, insomma, riesce a sconfiggere il male. E veramente è un susseguirsi di gioia. Quanto ne abbiamo bisogno? Uno, di avere Cristo nel nostro cuore. Due, di andare senza niente, di riscoprire ancora in questo tempo di scelte ciò che è essenziale da ciò che non lo è, e raccontarci anche le cose belle, raccontarci la gioia di seguire Cristo. Gesù è così preso da questa cosa qua che anche lui dice: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Chi doveva accogliere il Vangelo, chi era preparato per accogliere il Vangelo, gli scribi, i farisei, i dottori della legge, non lo accolgono. E chi sembrava più lontano, i più piccoli, lo accolgono. E Gesù si stupisce di questa cosa qui, come si stupisce, si rallegra dei suoi discepoli che sono così pieni di gioia. È bello, iniziamo la giornata sapendo che Cristo che ci abita si stupisce direi delle nostre cose belle, delle nostre qualità, del modo con cui onestamente, anche se umilmente, cerchiamo di vivere il Vangelo. Bellissimo. Alle mie spalle, la cosa più bella della giornata di ieri direi è l'incontro con le catechiste, con i catechisti, e aver fatto un incontro in cui ci siamo messi lì, abbiamo tirato fuori delle cose, abbiamo parlato, e come la sera prima al consiglio pastorale, il tempo non basta mai. È bello trovarsi insieme per pensare, discernere, condividere, come dire, senza il primo obiettivo di dover fare qualcosa. Questa è la grande occasione di questo nostro tempo. Vedete là, c'è qualcosa di bianco che sarà anche qualcosa che riempiremo le nostre decisioni, ma intanto è bello trovarsi e raccontarsi le fatiche, ma anche le gioie. Evviva! Buona giornata!